Avete già fatto i regali per San Valentino? Se il vostro partner o la vostra partner fa fotografie o video, vi diamo qualche consiglio per farlo. Primo consiglio, secondo me la prima cosa da comprare è un kit per pulire gli obiettivi. Non è molto romantico, però vabbè, ok. Serve, è una cosa utile, no? Molto utile, molto okay. utile. Io invece ti consiglio questo qua, sai cos'è? No. Cos'è? Boom! È un pannello molto utile questo, è un pannello riflettente. Ok. Varie superfici, argento, bianco, dentro c'è anche... guarda. Vabbè, non è così romantico, vabbè, sinceramente, vabbè. Allora, secondo me il terzo consiglio può essere la tazza mantone. Guarda quanto è bella la nostra, poi è arancione ovviamente, però sarebbe bellissima. Esatto, così, fai così. Ottima. Tra l'altro la Vattore fa anche un sacco di roba coordinata che potresti... Lo zaino, le penne, bellissimo, vero? Secondo me potrebbe essere un ottimo regalo. Puoi scegliere. Su questo siamo d'accordo? Perfetto. Come quarto consiglio invece questa è proprio super specifica. Ma perciò non sai cos'è, te lo dico io. Praticamente è un coltellino svizzero. E che mi serve? C'entra? È un coltellino per videomaker. Quindi, quando devi stringere la vite. Questo è pazzesco. Questo è figo, molto questo figo. Tra l'altro c'è questo anche... Questo è utile. Questo è molto questo, utile. Questo dai. Molto utile, quindi qui romanticismo poco, utilità però, tanta. C'è anche il portaviti per non ti perdi le viti. Segnatevelo, questo cose. Secondo me è pazzesco. Smoking, dai, questo io lo utilizzerei. Il quinto consiglio secondo me potrebbe essere la ring light, che è una luce circolare. Dove al centro puoi inserirci il tuo smartphone, la videocamera. Figo. Fa una luce bellissima, soffusa. Poi cerchietto negli occhi, bellissimo, secondo me quella è la chicca. Tra l'altro se la videomaker o la fotografa è la tua fidanzata, top, perché ci si può pure truccare. Esattamente. Doppia funzione. Fateci sapere nei commenti se avete regalato qualcos'altro al vostro partner creativo. Esatto, così ci date delle idee anche a noi. Ma se non siete fidanzati, l'appuntamento è per il 15 febbraio per scoprire i regali per i singoli. Esattamente. Ciao. Ciao.